Poker Game. Ho appena acquistato un'oretta fa questo bellissimo Avenger che praticamente così, con lui ho nel menu interattivo ho tutti i mezzi dei servizi. Eccoli qua. A disposizione, penso tutti quelli che ho. Allora, andiamo a vedere all'interno le modifiche che ho fatto. Ok, armature le ho messe al massimo. Le bombe le ho messe a grappolo. Contromisure ho messo, perché ho messo fumogeno, io volevo i flare, ho messo il fumogeno bianco. Vabbè, ok, flare. Motori al massimo. Manovrabilità l'ho messa sportiva. Livrea non ho messo niente, però sono tutte belle a chi le piace. Eccole qui. Niente sono parecchie, anche a zero costi. Ok, verniciatura, colore principale. Io l'ho messo opaco, nero e anche il secondario. Ok, armi principali, torrette posteriore e superiore. E ho preso questo perché praticamente col Black Friday c'è lo sconto. Adesso sto provando per vedere perché oggi non mi andava un comando, tiriamo sul carrello. Che io volevo andare in modalità aereo, non elicottero. E poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Vediamo se invece è la crocetta a sinistra. No, la crocetta in alto è il telefono, in basso è la mappa. Questo è il vano bombe. Come fa ad andare? Mi sa che no, non va in modalità aereo, è solo elicottero. La crocetta a destra. Ok, qui mi apre soltanto le bombe. Ah, ecco, è andata. Ah, ecco qui. Devi aprire il vano bombe, tenere premuto. Allora, andiamo al suo interno. Ok. Oh, là. Adesso sto andando in modalità aereo, vediamo quanto raggiunge. Pazzesco, eh? Già siamo oltre i 150 nodi, è salito sul rosso, è velocissimo. E poi è anche spettacolare la sua manovrabilità. Impressionante, ragazzi. Compratelo, veramente. Io ho preso solo questo perché ci sono anche altri sconti sulle auto e balle varie, ma non ho preso le macchine perché voglio aspettare le macchine nuove che farà, perché la Rockstar adesso sta facendo spendere ai giocatori, a tutti, compreso me, che si vuole prendere questo sconti sul Black Friday, ma sicuramente poi a Natale, verso Natale, tirerà fuori le macchine nuove, quindi ci sono altri soldi. Io ho voluto prendere l'Avenger per un motivo soltanto, perché se dovessi, e penso che poi ritorno a giocare anche online, un pochettino vorrei divertirmi un po'. Non dico che sono invulnerabile, perché sono solo e quindi sono facile da distruggere, perché è un bel po' di razzi, da come ho visto in alcuni video di altre persone che hanno pubblicato tempo fa questo Avenger, che ci vogliono un bel po' di razzi per distruggerlo, quindi però non muori, cioè sfoni fuori ti trovi fuori per strada, ma non sei morto.
Oppure non so, magari cadi giù dall'aereo, apri il paracadute e ti salvi, cioè non muori, già è bello anche questo. Adesso voglio rivederlo un attimo, il problema, io ripremo adesso la crocetta, perché io uso il joypad, quindi la croce che ho, quella di destra, che sgancia però le bombe, ma dovrebbe mettermi anche in elicottero. Non la fa? Ecco, l'ho premuto. Forse magari devo premere un leggero leggero. Lasciamo così. Niente. Come mai? Così apre soltanto il vano bombe? Allora, io tengo premuto, vediamo se devo invece abilitare anche un tasto del joypad, così sgancia le bombe. Che botta! Così ha sganciato le bombe a grappolo, che fanno danno. Allora io voglio invece vedere questo benedetto comando, scusate se mi sto prolungando qui, perché allora questo sgancia le bombe, ok, ci siamo. La crocetta questa qui di sinistra, ho chiuso il vano bombe, io adesso premo la X del mio joypad. Vediamo che fa. Niente. Questa è la radio, ok. Stavo utilizzando anche la crocetta. Vediamo invece questo tasto, no, è la visuale. Questo esco. Vediamo il quadrato. Premiamo la crocetta di destra leggermente. Ah, ecco, leggermente. E passo in elicottero, ecco. Oh, adesso ci siamo. Vediamo dal suo interno se riesco a vedere le eliche. Sì, le vedo. Allora, leggermente. Ecco. Bisogna premere proprio leggermente la crociera di destra del joypad e passa in modalità aereo, e leggermente, ecco qui, si stanno rialzando le eliche. Adesso c'è una bellissima cosa che l'ho visto ieri sera, per quello mi sono invogliato a prenderlo, perché così, anche come avevo detto prima, così ho finito i servizi qua, questi mezzi, non so se ce ne saranno ancora dentro qua, se, non lo so, perché. E andiamo dentro questi servizi e io sono nell'Avenger e gli chiedo: attiva il pilota automatico. Io l'ho preso per questo motivo, perché se devo andare a giocare online, che scassa balle questo qui. Oh, non mi ha fatto fare la, certo che tutte queste cavolo di telefonate, ragazzi, cioè sono fastidiose, eh? Ah, disattiva il pilota. Me l'ha interrotto quella telefonata lì, l'ho disattivato, vediamo a riattivarlo. Maledetti veramente, cazzo. Attiva il pilota automatico, dovrei uscire da qua. Ah, ecco. Ho premuto. Esco dalla stiva. Praticamente sono sospeso in aria fermo, dovrebbe essere così, credo, eh. Poi non so se sta andando. Dato che io l'ho messo al massimo, perché il suo costo, andiamo a vedere, io l'ho messo al massimo, ma il suo vero costo era di un milione qualcosa, non so lo sconto. Ho fatto comunque un video prima di questo, ma purtroppo il parlato
non me l'ha registrato, maledizione, quindi sto rifacendo il secondo video che era tutto già fatto. Invece quello lì era mentre io lo stavo con tutti gli allestimenti piano piano. Vabbè, comunque ho messo l'armeria, ho messo tutte le torrette al massimo. Andiamo a vedere le torrette. Questa qui è la torretta che sopra, sopra all'Avenger. Magari c'è un aereo. Vedete? Questa qui è proprio sopra. Sto puntando sopra l'Avenger, eh? Poi c'è l'ingrandimento. Becco il mio palazzo dove ho una casa. Ok, adesso esco per uscire. Torno indietro, B. Ok, adesso mi alzo da qui. Ci metto un po' prima che mi dice di alzarmi, vabbè. E passo a un'altra torretta. Pigliamo questa qui, tanto ce ne sono tre. Una sarà a destra, a sinistra. Penso sotto dovrebbero essere. Andiamo a vedere. Si è seduto o no? 10-4. Certo che di ritardi ne ha comunque il gioco, è parecchio. Ecco, vediamo dove si trova questa torretta. È sotto. È sotto l'Avenger. Ok, lì questa qua è la parte davanti e quindi io sono sotto. E poi vediamo l'altra in che punto è. Ecco, ingrandimento. Guarda che roba. Guarda che è distruttivo veramente. Porca Eva, con questo non sgarri, eh. Allora cambiamo torretta, vediamo l'altra, perché io c'ho già una stella, vabbè, tanto. Guarda quanto ritardo che ha prima che esco fuori da questa torretta. E questa qui, ecco, questa qui, voglio provare quest'altra. E poi vediamo dall'esterno se veramente sta girando questo Avenger. E bisogna proprio premere la crocetta, tenerla fissa per sedersi, eh. Qui c'è una guardia giurata, da questa parte mi sembra. Fammi vedere, sì. Allora, quando dovrebbe essere qua un gabbiotto. Dov'è il gabbiotto della guardia giurata? È nascosto da queste foglie, no? È giù di qui, giù di qui. Qua ci dovrebbe essere un gabbiotto. Dov'è qua giù? Con la sbarra quando esci. Comunque guardate che impressionante gli zoom che fa e questa è la polizia. Annientato in un attimo. E sono già 3 stelle. Ok, molliamo il tutto e voglio vedere dall'esterno. Se ti fa vedere la, allora alziamoci. Adesso mi sono messo in terza persona. Vediamo. Non me lo fa vedere, eh? Non me lo fa vedere. Allora, quindi devo andare dentro la cabina. Ah, ecco, vediamo se veramente hanno detto che praticamente girava. Ma io non, invece rimane sospeso, credo, in una zona. Perché io lo vedo fermo, non va. Ok. Ritorno dentro l'abitacolo. No, ho sbagliato, sono rimesso stiva. Dovevo disabilitare il pilota. Andiamo a vedere come si fa. Allora, ritorniamo dentro. Per accedere alla stiva, no, non devo accedere. C'ho già i comandi. Ce l'ho già in mano. Devo soltanto premere l'interazione, andare dentro. Scusate.
Hangar dentro i servizi, cioè Avenger. Disattiva il pilota, ce l'ho in mano io adesso, che è in modalità elicottero. Premo leggermente, ecco qui, sono passato in aereo. Madonna mia. Ho una mezza idea anche di prendere l'Alknost, quell'aereo grande, ma però non so, dovrei metterlo qua dentro a zancudo e non so, poi mi perdo degli aerei, credo, perché occupa tanto spazio, eh. Penso che andrà nell'hangar comunque. Adesso mi dirigo direttamente alla base operativa e vedete, aereo? Ma che roba? Bestiale, perché però è un aereo che veramente esiste, eh? E poi tra l'altro questo elicottero, se qualcuno ha visto il film Vivi, muori e rivivi con Tom Cruise, che parlava quello lì del futuro, che c'era un alieno, dovevano sconfiggerlo, poi sono andati a Parigi e sono riusciti a distruggere questo alieno. Vivi, muori e rivivi, e c'è questo elicottero tipo così, però più grande, dove loro si paracadutano con delle attrezzature addosso, avevano, portiamolo in elicottero, avevano delle attrezzature addosso biomeccaniche, no? E comunque è un film da vedere, ragazzi, cioè è bello veramente. Carrello è giù, adesso lo giro come se fosse un elicottero e lo porto piano piano sopra la base operativa. Io l'ho preso comunque così lontano, sia la base sia il bunker, perché ai tempi volevo risparmiare, quindi premi per accedere, sto entrando. Comunque è fenomenale, è bello, mi piace. Ho fatto un buon acquisto, non ho sbagliato. Ho guardato il canale di. Sono iscritto a due persone, però che si sono messe. Penso la seconda si è messo il nome del primo, che invece il primo è Zeta Willy. Zeta Willy è quello che ha più iscritti di tutti. L'avevo seguito anni fa, poi avevo smesso perché non mi sono messo più a giocare. E praticamente poi c'è un altro che si chiama X Willy, che ha meno iscritti, però hanno tutti e due i nomi facsimili, ma quello più visto è Zeta Willy, con tutto il rispetto a X Willy, che non li conosco, però guardo i loro video. Sono iscritto in tutti e due i canali comunque. Ok, allora, questo qui è l'Avenger. Io in questa base non ci avevo messo niente perché non volevo spendere né carri armati né altre cose. Ho messo due macchine gratis lassù e poi cosa ho fatto? Mi è servita soltanto questa base per fare i colpi. Io l'avevo presa per i colpi, però completa, completa di armeria in fondo, tutto quanto. Ok, il video si conclude qui. Ciao a tutti da Joker, al prossimo video. Ciao, bye. E oggi cos'è? È sabato, 26 novembre 2022. Sono le ore 21:51. Ciao a tutti.